Buongiorno a tutti, sono Martina del centro CryoPlanet di Treviglio. In questo video parleremo di mal di schiena e fascia lombare. In particolare vi illustrerò i principali esercizi per sconfiggere il dolore da lombalgia e sciatalgia. La sciatalgia è un forte dolore irradiato lungo il decorso del nervo sciatico, si estende quindi dal gluteo nella parte posteriore della coscia fino al ginocchio e al polpaccio. È quindi un dolore alla gamba che però spesso deriva da un problema alla schiena, nel punto in cui origina il nervo sciatico. Talvolta la sciatalgia può essere associata anche alla lombalgia. La lombalgia è un dolore localizzato nella zona lombare e nel gluteo, provocato per l'80% delle volte da cause non specifiche, quali posture e movimenti scorretti, stress, scarsa attività fisica ed eccesso di peso corporeo. Detto ciò, il modo migliore per agire sulla meccanica della schiena è il lavoro muscolare mirato ai principali muscoli della zona lombare, ovvero diaframma, psoas, trasverso dell'addome ed erettori spinali. Questi muscoli non solo permettono il movimento, ma conferiscono una certa stabilità a tutta la colonna vertebrale. È importante quindi che siano forti e resistenti e ovviamente meno contratti. Nel caso della sciatalgia, oltre al lavoro su questi muscoli, vi proporrò anche un lavoro specifico sui muscoli piriformi, glutei e femorali. Passiamo ora alla visione degli esercizi che sono mirati all'allungamento e al rinforzo dei muscoli che abbiamo citato.
abbiamo terminato la sequenza di esercizi, che vi consiglio di ripetere per almeno 3 volte. Spero che vi siano stati utili per migliorare il mal di schiena. Se avete dubbi o domande, scrivete o contattate pure i numeri che appaiono qui sotto. Buona giornata, a presto!